Allora, Marco Bigliardi, come è cominciata la sua avventura in ATS? In ATS è iniziata pochissimo tempo fa, perché comunque sono neanche 10 mesi che Microfound è entrata ad appunto a far parte della realtà di appunto ATS. Siamo un'azienda di appunto Reggio Emilia, un'azienda di 35 dipendenti che si è insediata a Bologna dopo aver chiuso una trattativa che è durata circa un anno per questa acquisizione qua, ed è tutto iniziato da questa volontà di uscire dall'appunto crisi. La crisi l'abbiamo sentita tutti quanti nel 2009, è partita pesantemente con la riduzione netta di appunto fatturato, e questa crisi qua ha fatto sì che di cominciare l'ingegno e l'inventiva e di portare Microfound ad appunto concretizzare un suo sogno, che era quello di appunto crescere ugualmente e di proporre dunque ai nostri partner, ai nostri colleghi, ai nostri competitor, appunto situazioni di integrazione, situazioni di partnership. Ecco, è stato difficile individuare la possibile azienda, l'azienda da acquisire. Molto difficile perché come settore è un settore di nicchia, è un settore fatto di 15 realtà con un 30 milioni di appunto euro di fatturato. E dunque noi la trattativa l'abbiamo dovuta gestire tutta quanta con aziende familiari, aziende molto chiuse, aziende molto proprio protettive, che invece di appunto proteggere il mercato, invece di proteggere tutto ciò che è lavoro, era quasi una protezione personale, che questo a mio avviso dovrebbe essere messa di appunto lato. L'unica azienda che ha risposto positivamente è stata la Microfusione Italiana, che è un'azienda di appunto Milano, fa parte di un fondo della Royal Bank of Scotland, che aveva l'intenzione di, si può dire, dismettere questo stabilimento qua. Dismettere forse è un po' troppo eccessivo, ma aveva appunto volontà di lasciare in disparte questo stabilimento per dedicare tempo ad altre cose che lei ha, ad altri business che lei ha. Quindi ve l'ha ceduto. Quindi ce l'ha ceduto, ripeto, la trattativa è stata lunghissima, estenuante, perché ormai siamo arrivati a un anno e qualcosa di trattativa, fino a quando siamo riusciti ad appunto concludere e partire a marzo del 2011. Da marzo del 2011 siamo qua e stiamo cercando nelle prime fasi di rivitalizzare il nome, innanzitutto perché oramai era un nome che non era più appunto considerato nel nostro mercato, Poi perché avete fatto un'acquisizione in un periodo in cui non è che è pieno di aziende che vanno in giro a no. comprare. Assolutamente, questa cosa qua l'abbiamo fatta. Siamo anche stati facilitati in questo perché comunque le banche hanno creduto al nostro progetto. È strano dirlo al giorno d'oggi, ma effettivamente le banche sono state uno dei proprio promotori di questo proprio grande successo. L'abbiamo fatto oggi con questo exploit. Sia a livello regionale sia a livello nazionale, credo che comunque il nome a tutt'oggi è venuto fuori diverse volte, e adesso stiamo facendo di tutto di più, oltre a rivitalizzare il nome, quello di fare proprio di più, cioè quello di iniziare la fase di specializzazione dell'azienda, dunque trovarci anche il settore più appunto idoneo per essere logicamente un gruppo di appunto aziende, perché sia Barco, cioè Reggio Emilia, dove noi appunto abbiamo la sede, e qua Bologna, Sasso Marconi, facciamo prettamente le stesse identiche cose. Dunque, logicamente, per non Cioè farci, cosa? facciamo fonderia di precisione di cera persa. Pezzi Dunque, metallici. facciamo pezzi di piccole, medie serie, oppure di grandi e grandissime serie, e le facciamo in acciaio con una tecnologia che è quella fusoria.
Per quali clienti? I clienti, i settori principalmente sono, i settori merceologici che noi arriviamo sono 27, vanno dal settore alimentare, vanno dal packaging, vanno dall'automobilistico, ciclo e motociclo, vanno nei settori petroliferi, pompe, vanno anche nei settori proprio sportivi, dunque logicamente tutte attrezzature per palestre e via via discorrendo. I settori sono disparati, sono, cioè tutti i settori che hanno bisogno di un componente in acciaio che sia di proprio di difficile conformazione. Dunque noi proprio realizziamo in breve dei getti da 1,5 grammi fino ai 25 kg. Reggio Emilia si sta specializzando a fare i getti di piccole serie ed alte grammature e Bologna si sta specializzando a fare oggetti piccoli su altissime serie. Questo qua è quello che stiamo facendo attualmente.